Massimo Causo e Davide Oberto e Savina Neirotti. Ok, viene dopo, mi sono da sedi. E a raggiungermi, vabbè, li conoscete perché sono tradizionali curatori di TFF Doc e della sezione Onde. Io tenderei ad essere piuttosto rapida, appunto perché probabilmente avete già letto tutti quanti il programma annunciato questa mattina. I film del concorso, dei film del concorso parlerò pochissimo perché non voglio assolutamente essere parziale. Sono, come sempre, rispettando l'identità, la natura e la storia giustissima del festival, opere prime e seconde, cioè soltanto una opera terza, le altre sono tutte prime e seconde, rappresentano molte nazioni, sono 15 e ci sono dentro due film italiani. Si dividono, in realtà non voglio dire quasi nulla del concorso, sono realmente tutti quanti da scoprire. Dovessi, a Roma ci hanno chiesto molto, mi hanno chiesto molto, ci sono tendenze, da che parte vanno i giovani, non lo so da che parte vanno i giovani, men che meno so da che parte va il cinema, non so se Alberto Barberà ha un'idea da che parte va il cinema, cioè, non mi pare che sia il momento in cui ci sono delle tendenze forti da nessuna parte. Un'altra cosa che è stata sottolineata a Roma e che però riguarda il Torino Film Festival, come tutti anche i grandi festival internazionali, che c'è un leggero calo della grande cinema orientale, che prima invadeva tutti i festival, adesso sono diminuiti a Cannes, a Venezia, a Berlino, persino a Berlino e Rotterdam, che erano proprio dei nuclei forti di cinema orientale. Dovessi sottolineare qualcosa, sottolineerei che c'è moltissimo, ma forse più che negli anni passati, ma non sono sicura, molti film di genere, curiosamente oppure no, cioè i giovani si stanno spostando anche verso il genere, e naturalmente i generi prediletti dai giovani, questi sia nel concorso che nel fuori concorso, tendono a essere noir, thriller, horror, e questo credo che però corrisponda abbastanza bene allo spirito dei tempi, capita in questi periodi, e poi anche perché, come ha detto Dario Argento in un'intervista uscita due giorni fa, in cui si faceva riferimento anche alla presenza di Profondo Rosso a Torino, e lui verrà, copie restaurate, lui verrà a presentarlo, dice, i giovani amano l'horror sia da vedere, a volte amano l'horror anche da fare, anche se in Italia capita meno, perché gli permette di tirare fuori delle cose che nel loro quotidiano non possono tirare fuori. E l'altra è una grossa tendenza a storie di coming of age, cioè spesso i cineasti giovani, come quelli che partecipano al concorso di Torino, guardano alla generazione che stanno subito lì dietro le spalle, cioè quelli che sono appena più giovani di loro, cioè gli adolescenti, probabilmente, sicuramente, anzi, per capire delle cose di se stesse. Per cui, per esempio, un maestro in questo senso, dal punto di vista visivo e narrativo, diventa un grande regista come Gus Van Sant oppure Richard Linklater, cioè ci sono un pochino questi sprazzi. Comunque sono 15 film che noi abbiamo molto amato, e speriamo che il pubblico torinese li ami. Poi è chiaro che non, a tutti non deve piacere tutto, però speriamo che abbiano molti estimatori. Di questi 15 film vorrei sottolineare finalmente una cosa, poi dopo salirà Savina a parlare, che finalmente dopo 7 anni siamo riusciti ad avere un film del Torino Film Lab, cioè la cui produzione ha partecipato il Torino Film Lab, in concorso, ed è un film francese che si intitola Mercurial, di Virgile Venier, e non è che gli anni precedenti non li avessimo chiesti magari, però ci sono stati rubati dai festival più grossi, e invece quest'anno finalmente abbiamo un film del TF Lab nel nostro concorso. Festa mobile è una cosa assolutamente sterminata, lo sapete anche voi, che unisce in cui ci sono dei film molto attesi, grossi, tipo c'è il nuovo film di Woody Allen, a Roma mi è stata fatta la domanda, non ci sarà Woody Allen perché non va a nessun festival, storicamente da mai, così evito la domanda che sarebbe potuta arrivare, e questi grossi film che in realtà non oscurano, ci siamo accorti, ma trascinano nel loro raggio
i film molto piccoli che anche in Pesta Mobile ci sono sempre stati. Quindi è un po' una scommessa, film che per vari motivi, poi perché il concorso è fatto di 14-15, di più dentro non ne possiamo mettere, quindi anche perché la giuria, il festival dura sostanzialmente 8 giorni, la giuria è umana e più di 15 non riesce a vederne e a giudicarli con calma e con serenità. Si va da apertura e chiusura che già conoscete, cioè Gemma Boveri, la commedia di Anne Fontaine che sarà presente al festival, che è in apertura, una commedia molto sui generis, ispirata, in cui c'è un fornaio che è il più grande attore francese contemporaneo, forse Fabrice Luchini, che ha una grande passione per la narrativa classica, romantica, e quando gli arrivano due vicini di casa che si chiamano Gemma e Charles Boveri, sono inglesi, lui sta in Normandia, sente subito l'assonanza Emma e Charles Bovary e si comincia a immaginare, è bellissima Gemma Arterton, e si comincia a immaginare delle storie stile Bovary che girano intorno a questa coppia. Non vi dico altro perché comunque ho figlia dei risvolti bizzarri. La chiusura invece è Wild di Jean-Marc Vallée, film americano prodotto e interpretato da Reese Witherspoon. Storia vera, racconta la storia di una signora, di una scrittrice americana che aveva un sacco di problemi di droga, di disgrazie sentimentali, a un certo punto una vitaccia, insomma, a un certo punto quando dopo lo shock della morte della madre alla quale era molto affezionata decide di lasciarsi tutto alle spalle e caricarsi lo zaino, uno zainone enorme che poi piano piano lei svuota durante il percorso sulla schiena e percorrere questo sentiero montano che va dal confine con il Messico al confine con il Canada, è proprio un viaggio in solitaria in cui ripensa, ricostruisce la propria vita, grandissima colonna sonora con tutti i pezzi d'epoca straordinari, e poi comunque c'è il filo della musica che a Torino è molto spesso presente e che lega tra loro tutte quante le sezioni. Visto che ho parlato della chiusura ne approfitto per annunciare in realtà in cartella stampa che non abbiamo né madrina né madrino, a parte Paolo Virzì ovviamente, ma lui è il guest director, non è il madrino d'apertura, ma abbiamo una signora molto brava e molto gentile che ci dà una mano nella chiusura ed è Anna Mazzamauro. Anna Mazzamauro che ci proporrà un pezzettino di uno spettacolo che sta preparando, che sta provando in questo periodo, e un omaggio ad Anna Magnani. E dopo averci proposto questo pezzetto, questi 5-6 minuti di spettacolo, molto gentilmente, molto pazientemente, ci darà una mano per fare la lunghissima, come al solito, cerimonia della premiazione. Ringraziamo moltissimo la signora Mazzamauro. Ho già accennato, abbiamo il Gran Premio Torino. Il Gran Premio Torino è un regista che eccentrico, un po' stravagante, Julian Temple. È un regista che secondo me nella sua carriera incarna abbastanza bene lo spirito di Torino, perché Julian Temple, inglese, strano, molto legato ai punk, molto amico dei Sex Pistols, è un signore che ha oscillato tra il documentario e cinema di finzione assolutamente eccentrica e stravagante, tipo Absolute Beginners, che è della fine degli anni 70, che è un musical molto veramente stravagante, con David Bowie e tutta una serie di altri cantanti, molto nella linea British Eccentrics, documentario musicale, appunto lui ha fatto 3 documentari molto importanti sui Sex Pistols e noi la sera in cui gli conferiamo il premio presentiamo il secondo, The First and the Fury, in italiano si intitolava Oscenità, Sex Pistols, Oscenità e Furore. Documentari anche, non so, su Joe Strummer, ha fatto moltissimi, lui è diventato molto famoso facendo video musicali, ha fatto per esempio un cortometraggio interpretato da David Bowie e poi è partito sulla scia di documentari invece di altro genere, documentari che c'è l'ultimo documentario su Londra che abbiamo presentato qui al festival come molti degli altri, che in cui veramente riesce a riacchiappare lo spirito del poetico che è
storicamente tradizione dei grandi documentaristi inglesi come Humphrey Jennings e Lindsay Anderson, cioè sono cose veramente commoventi, molto molto radicate, molto legate alla ricostruzione, alla narrazione di quella cultura, cioè perché il movimento punk viene fuori in quegli anni. Per esempio, lui lo ricostruisce attraverso montaggi di immagini anche di repertorio assolutamente straordinari. Quindi siamo molto contenti che sia stato disponibile a venire a ritirare il Gran Premio a Torino. C'è un altro premio che viene assegnato per la prima volta, che è il Maserati Torino Award. Maserati, come ho detto prima, è uno degli sponsor maggiori del Torino Film Festival e inaugura questo premio, che a Torino è dedicato esplicitamente ai talenti emergenti, giovani talenti emergenti. E la scelta è caduta su un giovane attore inglese che si chiama Eddie Redmayne, che andrà sicuramente candidato all'Oscar quest'anno, che sarà presente, non mi ricordo, e sarà consegnato, non mi ricordo se martedì o mercoledì, il 25, martedì 25, per il film nel quale, cioè gli viene consigliato il premio come talento emergente, ma è qui per presentare The Theory of Everything, il film nel quale lui interpreta Stephen Hawking. Stephen Hawking, da quando stava ancora a Cambridge e incontrò quella che poi sarebbe diventata sua moglie, con la quale sono sposati per 25 anni, poi c'è il manifestarsi della malattia e appunto la continuazione del loro matrimonio fino a quando si lasciano. È un film molto, molto bello, e in cui tra l'altro viene trattato anche molto in chiave di commedia la storia di Stephen Hawking, quindi è abbastanza una sfida, diretta tra l'altro da un regista che è già stato a Torino, un bravo regista che si chiama James Marsh, e anche lui ha fatto un documentario molto famoso, Man on Wire, quello dell'uomo che cammina sui fili. E Eddie Redmayne ha questa parte che ovviamente è la tipica parte su cui uno va candidato all'Oscar, oppure prende sicuramente i BAFTA, che sono il premio agli attori inglesi, e Maserati Torino Award sarà consegnato a lui. Credo più o meno le cose dei premi eccetera di averle esaurite. Per quello che riguarda Festa Mobile, ragazzi, appunto, Festa Mobile c'è dentro di tutto, c'è il nuovo film diretto molto bello, li dico un po' a caso, da Mattia Maric, che è La Chambre Bleue, tratto dalla Camera Blu di Simenon, un romanzo breve difficilissimo da realizzare. C'è il nuovo film di Susan Bier, appunto, il nuovo film di Woody Allen, c'è un film molto bello di Michael Rorschmann, che si chiama The Drop, che è senza colpa, che è l'ultimo film, l'ultimissimo film interpretato da James Gandolfini insieme a Tom Hardy, che è uno dei grandi attori emersi negli ultimi due anni, un noir molto interessante. C'è la presentazione italiana finalmente di The Homesman di Tommy Lee Jones, che personalmente era uno dei più, credo che fosse uno dei più bei film che c'erano a Cannes, e che è stato dimenticato, secondo me ingiustamente, dalla giuria. C'è una commedia americana che si intitola Infinite Polar Bear, con Mark Ruffalo che fa la parte di un padre con disturbi bipolari, una grande parte. C'è uno strano film polacco che si intitola Jack Strong, ed è una spy story che al suo paese ha incassato più del Signore degli Anelli, ed è veramente una spy story travolgente. Poi ce ne sono tantissimi altri. C'è Ogni Maledetto Natale, perché non è che non siamo una nazione popolare anche noi, e Ogni Maledetto Natale è il film di Ciarrapico, Torre e Vendruscolo, che sono gli autori di Boris, la miniserie, grande miniserie televisiva italiana Boris, e che spezzano una lancia contro il Natale, sostanzialmente, cioè no, semplicemente raccontando la storia d'amore di due ragazzi che si incontrano proprio pochi giorni prima di Natale. Si interrogano su come si fa, come si riesce a sopravvivere al Natale. Non vi anticipo niente, perché è un film in cui ci sono un paio di sorprese molto divertenti all'interno. C'è, per mantenere, continuare a conservare comunque un'attenzione a quella cosa che una volta si chiamava, quella parte di cinema chiamata televisione, che sta diventando sempre più importante per il cinema,
cioè le grandi serie, c'è una miniserie francese, Pickle Ken, firmata da Bruno Dumont, che nessuno si aspetta, cioè Bruno Dumont, una serie che fa molto ridere, che riesce incredibilmente anche a prendere in giro se stesso, no? Credo che appunto nessuno ci potesse credere. Profondo Rosso, versione restaurata, presentato da Argento, l'ho già detto, Fear of Everything pure. C'è un film importante per Torino, Togliattigrad, un documentario che attraverso materiali di repertorio molto rari e molto belli e attraverso interviste attuali ricostruisce quello che fu la costruzione della città intorno alla Fiat, cioè Togliattigrad appunto. Il nuovo film di Susan Bier l'ho detto, poi c'è Tourist di Ruben Östlund, un film, una black comedy molto interessante. C'è Whiplash, Whiplash è stato uno degli hit assoluti di Cannes, noi siamo molto contenti di averlo con noi, perché è diretto da un regista che abbiamo scoperto noi, che è Damien Chazelle, che fu alcuni anni fa in concorso al Torino Film Festival, probabilmente lo ricordate, con un film che si intitolava Guy and Madeleine on a Park Bench. E questo è stato uno proprio dei botti grossi di Cannes. C'è anche una cosa su cui ho esitato un po', poi siccome stamattina me l'ero dimenticata, abbiamo tutti dato il cartellino, devi dirlo. Quando mi è stata proposta la versione restaurata di Via col Vento, devo dire che io ho fatto un'indagine interna tra loro e anche i selezionatori, ho detto ma voi ci tornereste a vedere Via col Vento in sala? E siccome hanno detto tutti sì, c'è la versione restaurata di Via col Vento e chi non l'ha visto finalmente se lo vede sul grande schermo. Ho tenuto per ultimo un film che mi serve per agganciarmi a qualcosa, c'è Stray Dog. Stray Dog è un bellissimo documentario, però in realtà è una storia umanissima di un uomo e della sua famiglia, diretta da Debra Grani, che è la storia di un anziano biker, proprio veramente vestito come un Hell's Angel, e quindi fanno ancora i giri con i biker, vanno sul monumento ai caduti del Vietnam tutti in fila, e poi soprattutto c'ha la sua famiglia, una famiglia molto eccentrica. E Debra Granik, che sapete che è stata la vincitrice del festival con Un gel d'inverno, che vincitrice del festival e candidata a svariati Oscar con Un gel d'inverno, ed è una delle componenti della giuria principale. Gli altri componenti sono presidente Ferzan Özpetek, il regista ungherese Gheorghi Palfi, anche lui l'abbiamo avuto qui, è uno dei maggiori registi ungheresi contemporanei, è diventato famoso con Taxidermia, e l'abbiamo avuto qui a Torino due anni fa con Final Cut, che era quel bellissimo film di montaggio sul cinema classico. Carolina Crescentini e il critico programmatore delle sale del British Film Institute, Jeff Andrew, britannico, critico, collaboratore di Time Out, di Sight and Sound, esperto di Kiarostami, Kieslowski, indipendenti americani anni 80-90 e soprattutto di cinema francese, infatti i francesi gli hanno conferito la cavalierato per le arti e per le lettere. Ultima cosa su Festa Mobile, poi passo la parola a o Davide o Massimo. C'è una piccola sezione, sottosezione, che si chiama Ritratti d'artista, che abbiamo accorpati così perché è appunto ognuno di questi racconta un mestiere d'artista diverso. È già stato annunciato alcuni giorni fa con un'intervista a lui sui giornali, cioè 20.000 giorni sulla Terra, Nick Cave. Mi fanno dei segni. Cioè, no, davanti, poi dopo. Poi c'è Tiziano Sclavi, che è il riservatissimo, arrabbiatissimo, tostissimo autore di Landoc, che non lavora più da... che si è isolato dal mondo ormai da anni,
che però ha rilasciato una lunga nuova intervista a Giancarlo Soldi, che l'aveva intervistato già anni fa, e quindi è una, praticamente uno specchio com'era, come adesso, era comunque era sempre arrabbiato anche anni fa, si intitola Nessuno siamo perfetti. Luca Ronconi, che sarà qui a presentare il film, che non ha bisogno di presentazioni ovviamente, La scuola d'estate di Jacopo Quadri, un film che ricorda Lucio Dalla in una maniera non scontata, cioè senza Lucio, con strani testimoni, cioè non solo quelli che ci aspettiamo, ma anche per esempio artisti, pittori, collezionisti d'arte, perché lui era e anche molta gente comune. Poi c'è Il viaggio di Carlo, che ricorda a 15 anni dalla sua morte Carlo Cornaghi, che è stato un attore di quello che si chiamò il nuovo cinema italiano degli anni 80, e di Daniele Segre, che è stato il regista con cui ha fatto più film, tra cui Manila Paloma Blanca, però ha fatto un film anche con Giancarlo Soldi, infatti saranno qui a parlare insieme di Carlo Cornaghi. Poi c'è Walking with Red Rino, credo che sia obbligatorio detta Rino alla italiana e non all'inglese, che è a spasso con Alberto Signetto, vabbè, no, anche Alberto Signetto non ha bisogno di presentazioni, è un bel ritratto di Alberto Signetto. Chiudo Festa Mobile ricordando che è partito il gemellaggio Torino-Berlino, adesso credo sta partendo, dura un anno, e noi abbiamo preso tre film sotto l'etichetta Torino incontra Berlino, di cui uno è un must, c'è La coppia restaurata dal gabinetto del dottor Caligari, e chi non l'ha visto al cinema secondo me è obbligatorio vederlo, che è assolutamente fondamentale. E poi ci sono due film di Volker Schlendorf, che è stato uno degli autori della rinascita del cinema tedesco, appunto negli anni di Wenders, Fassbinder, eccetera. Uno è un film d'epoca del 1969, De Baal, tratto dall'opera di Bertolt Brecht, dove Baal è interpretato da Rainer Werner Fassbinder, sono lui, Anna Scigulla, credo anche Margherita von Trotta. E l'altro invece è il film nuovo di Schlendorf, che si intitola Diplomatie, in italiano Una notte per salvare Parigi, racconta una storia vera, pochissimo, perlomeno che io non conoscevo, anche se tutti sappiamo come è andata a finire, però vedendolo veramente io l'ho vissuto come un thriller. Parigi era stata minata dai tedeschi e il capo dei tedeschi a Parigi aveva l'ordine direttamente da Hitler, quando si fosse ritirato, quando avesse abbandonato Parigi all'avanzare le truppe alleate, avrebbe dovuto far esplodere la città. Erano stati minati i luoghi chiave, ovviamente, il Louvre, le chiese, i musei, eccetera. E in una notte un console svedese a Parigi convinse il capo tedesco a non farla saltare, ed è due grandissimi attori, André Dussolier e Nils Sarestrup, che parlano di questa cosa, cioè che dibattono su far saltare o non far saltare Parigi. Oh, mi stava andando via la voce, lascerei la parola a Davide Berto, che così